Amici di Cartoline Rock, buon pomeriggio, bentrovati, sono le 17:30 precisi, siamo svizzeri praticamente questa sera, siamo in compagnia di Francesco Villari e di Enrico Cameriere, per questa volta non davanti a una squisita granita come abbiamo fatto quest'estate, ma Purtroppo. davanti al pubblico di Facebook, al pubblico di Cartoline Rock, perché oggi parliamo Sperando che sia del corso. un'eccezione questa. Sì, questa, beh, ci saranno altre occasioni per rivederci e gustare la granita di More, come piace a voi di fronte allo stretto, ma stasera parliamo dell'ultimo romanzo di Francesco Villari, Il colore del silenzio. Abbiamo già in sovrimpressione la copertina, noi abbiamo sempre detto che un libro non si dovrebbe, e usiamo il condizionale, giudicare dalla copertina, ma come abbiamo già fatto per La polvere del deserto, che è stata insomma realizzata dall'amica Virginia Gabras, questa volta abbiamo il piacere di poter utilizzare per la copertina del libro un'opera di Natino Chirico, artista di fama internazionale, Regino, puro sangue, Regino Doc, quindi una nostra bandiera dell'arte, che per una serie di combinazioni astrali, ma soprattutto per la grande stima che lo lega a Francesco e alla città di Reggio Calabria, ha donato questa meravigliosa copertina del Colore del Silenzio. Io partirei proprio da questo, Francesco. Partiamo da questa copertina. Come è nato, diciamo, questo connubio tra te e Natino Chirico? Come al solito le cose belle nascono casualmente, quindi no, Natino ovviamente lo conoscevo da tanti anni, sia di fama che fortunatamente anche di persona, e ci siamo rincontrati durante il Film Fest, proprio durante nella serata che abbiamo dedicato ai premi dei 40 Music Awards di Cartoline Rock, e in quell'occasione ci siamo parlati un po', mi ha chiesto cosa stessi facendo, ho detto che ero in procinto di pubblicare un nuovo libro. E naturalmente lì abbiamo parlato dei contenuti del libro e lui mi ha fatto omaggio di questa sua opera dicendo che secondo lui, come d'altra parte anche secondo me, era molto adatta ai contenuti del libro. E io sono stato ovviamente felicissimo di accettare questo regalo perché è davvero un regalo preziosissimo, un'opera di Natino Chirico, insomma, ha un valore intrinseco inestimabile. Io qua, Mi associo alla centratura, che peraltro curiosamente, non so se uno o Trino, la persona che si immerge nei colori, si immerge nel colore che però il nero è la sintesi di tutti i colori, non è l'assenza dei colori. Quindi Beh, è anche forse una cosa pure filosofica in cui. c'è una, diciamo, riportata una didascalia in quarta di copertina che riguarda proprio il nero. Parla di Caravaggio e dice che tutti gli altri dipingevano il nero mentre Caravaggio dipingeva il buio. Ed è lo stesso che il protagonista individua in Van Gogh quando dice tutti gli altri sapevano dare un colore ai suoni, ma solo lui sapeva dipingere il silenzio. E da qui il titolo del libro. Che nasce. Ed è questa complessità che lì nel colore, che è il nero che lì assorbe tutti dal punto di vista colorimetro come sintesi additiva. Esatto, E esattamente. però da quello che ho visto è anche. Allora, premetto solo, lo dico questa volta, lo ripeterò. Il libro mi è strapiaciuto e l'ho letto in un giorno e mezzo. Io sono una tartaruga. Leggere per me un giorno e mezzo un libro è che. Mi sono inchiodato in un weekend, ho iniziato e l'ho terminato e mi è piaciuto tantissimo. E non lo dico solo perché ci sei tu, ma perché Comunque assolutamente. la granita è pagata, lo sai. Sì, ma ci troviamo una cosa invernale, non vorrei aspettare l'anno. No, no, e ovviamente è sincero. E chi, spero tanti, leggerà il libro capirà che sono totalmente sincero. Ed è tutto, secondo me, o almeno buona parte, centrato sulla sensorialità. Comunque la Assolutamente. granita è pagata, lo sai. Sì, ma ci troviamo una cosa invernale, non vorrei aspettare l'anno. No, no. Forse se io dovessi sintetizzare il libro, l'ho detto prima, in un motto, in pochissime parole, io direi che less is more. È una sottrazione che però da un'addizione ed è del gioco forse che alla fine stavo facendo prima tra il bianco e il nero. Qui abbiamo il nero che dal punto di vista della sintesi additiva dei colori è tutti i colori, mentre dall'altra parte il bianco lo è su un altro aspetto. In questo caso credo, non vorrei spoilerare, non so quanto posso dire del libro.
Ma Col... insomma, ma lo un accenno che però possiamo dire ormai anche tanto, no? da una sottrazione sensoriale, che poi è un vecchio concetto, si arriva ad una percezione aumentata. Il svelo, almeno l'incipit, si parla di una persona che ha un deficit sensoriale a livello uditivo. E in un modo, con una citazione cinematografica che sappiamo noi, non so se si possa svelare, ma Ah sì, si può, si può. che l'ho trovata bella, geniale, si percepisce bene, ben mirata, ed è riferita, lo chiamavano Gig Robot. Esattamente. E lì secondo me si svela un po' il meccanismo della narrazione, cioè se da un certo tipo di evento si può avere una maggiore percezione della realtà e che richiamando Gig Robot si diventa quasi una sorta di supereroe postmoderno. Ed è il libro narra di questo percorso del personaggio che da questa mancanza di udito si trova di fronte a tante esperienze percettive, partendo prima dalla musica, dalla pittura, da Van Gogh, arrivando poi alla musica, credo. Sì, no, è proprio così. L'unica cosa che mi rendo conto spesso, adesso sono, questa è la, mi ricordo se terza o quarta presentazione del libro che faccio, e ogni volta ho la sensazione, io stesso, io per primo, di trovarmi di fronte a un libro complicato, un libro complesso, che ha insomma una serie di problematiche da affrontare da parte del lettore non banali. E invece io ci terrei a sfatarla questa cosa, perché è vero che probabilmente affronto un tema delicato come appunto la percezione aumentata in assenza di uno dei ricettori principali, come in questo caso è l'udito. Però dall'altra parte spero almeno, da quanto mi dicono tutti quelli che l'hanno letto abbastanza rapidamente, evidentemente forse in parte è così. No, non andreste avanti, non posso. E immagino di sì, quindi ecco, non è poi così complicato da leggere. C'è una struttura narrativa che comunque in qualche modo ha un impianto fruibile, diciamo così, nonostante dei temi, anche se vogliamo, filosofici, affrontati di quando in quando nel percorso di rieducazione acustica di questo protagonista. Sì, Almeno credo, almeno spero, perché altrimenti. assolutamente sì, perché c'è la perenne domanda che ci si fa e si dovrebbe fare quando si legge un libro, e adesso che succede? E te lo domandi spesso. Ecco, Vuoi andare questo mi si avanti per capire conforta. cosa succede? Ed è la base di qualsiasi forma di narrazione, qui avviene assolutamente. E poi, essendo a più livelli, hai un livello in cui narrativo, succedono delle cose, ci sono delle storie, degli intrecci, dei sentimenti forti. So che qualcuno è follemente innamorato della protagonista, qualche amico comune tra noi. L'editore del libro si è innamorato del personaggio femminile, che tra l'altro è particolarmente lusinghiero, perché scrivere un personaggio maschile per un uomo è È duro. relativamente semplice. Scrivere un personaggio femminile con tante sfaccettature, come quello della protagonista, che poi è la vera protagonista del romanzo, beh, insomma, è un'operazione un po' più complicata. Quindi, da un punto di Assolutamente. vista, mi sono misurato, insomma, su una cosa che francamente non avevo mai fatto fino ad oggi, cioè dare a un personaggio femminile tutte le sfaccettature che merita, facendolo da uomo, quindi con tutte le difficoltà che questo comporta. Certo, non ho assolutamente riuscito ed è vero, alla fine è curioso che il protagonista, perché quello con cui inizia la narrazione, sembra lui, ma poi la centralità di Chloé, non so se lo pronuncio bene, un mio pessimo, anzi inesistente francese, e ha una centralità e poi uno spessore. All'inizio sembra un po' più semplice di quello che appare come personaggio,
invece ha una profondità, uno spessore decisamente diverso. Quello che ho tentato di fare è di far evolvere i personaggi durante la narrazione, cioè di non partire da un personaggio compiuto, come spesso accade, ma partire proprio dalle incompiute. Ecco, questa tra l'altro è la prima volta che dico questa cosa perché non mi è stato mai dato modo di dirlo. In realtà quello che ho tentato di fare, poi non so se riuscendoci o meno, è stato proprio quello di partire dall'incompiutezza che ciascuno di noi si porta in dote. La verità è che nessuno è compiuto. La verità è che gli accadimenti della nostra vita ci cambiano, ci trasformano continuamente. Quando un personaggio è sempre uguale a se stesso nella narrazione, perché questo aiuta ovviamente ad avere dei punti fermi, dei punti di riferimento, però c'è il rischio che si evolva esclusivamente una storia e in parallelo non si evolva anche il naturale fluire dei pensieri, della coscienza del personaggio che invece quelle cose le fa accadere. Quindi ho cercato di essere molto, come dire, molto parallelo in questo percorso di crescita e di dubbio e di difficoltà, come tutti noi abbiamo nella vita man mano che ci accadono delle cose. I personaggi si compiono solo alla fine. In realtà, e tra l'altro lasciando aperto lo spazio a ulteriori passi successivi che ne compiranno ulteriormente l'esistenza. Quindi, in realtà, è un libro che si è evoluto nella narrazione, così come si sono evoluti i caratteri e i sentimenti e i pensieri dei personaggi, con tutte le contraddizioni che ogni essere umano ha, ci si smentisce, ci si dice delle cose e poi automaticamente le si negano, e quindi. Funzioniamo così e ho voluto fare in modo che anche i miei personaggi funzionassero così, magari con qualche consapevolezza in più da parte di Chloé, un po' meno da parte del protagonista che ovviamente si trova Nella spaesato vita, in una condizione nuova, però insomma sempre anche lei evolve in maniera drastica durante la narrazione. sì. La sensazione è che sia stato scritto così, non so, dimmi, scritto che anche nella scrittura c'è stata un'evoluzione. Non so Guarda. se tu sei già partito da Cioè, tu un. avevi tutta la storia in testa già, oppure l'hai cambiata in corso? Nessuna delle due cose, nel senso che non avevo Giusto per affatto darci tutta la storia in fondo. testa, Per farci capire. non avevo affatto tutta la storia in testa, ma non l'ho neanche cambiata in corso, nel senso che questo io dico sempre, io sono stato un trascrittore puro, e lo dico, magari è una cosa detta banale, ma in realtà per me è stato, e lo giuro su quanto di più caro, e ne ho testimoni anche in casa, il romanzo si è davvero scritto da solo. Io sedevo lì a fare ho fatto una cosa abbastanza, come dire, dogmatica, scientifica. Avevo la mia ora e mezza di scrittura al giorno e mi ci dedicavo con un rigore quasi da impiegato che timbra un cartellino che va lì e quell'ora e mezza deve scrivere. Ma io non facevo assolutamente nulla, il romanzo si scriveva da solo. Io trascrivevo, io stesso ogni tanto dicevo: ah, guarda un po' cosa sta succedendo, interessante questa cosa. Io stesso era come se mentre lo scrivessi, in realtà lo stessi leggendo per la prima volta da lettore, ma non da scrittore. Di quello che si legge oggi nella stesura definitiva, quella pubblicata, credo siano state cambiate due virgole e un punto e virgola, nel senso che è esattamente quello che è venuto di getto, così come è venuto senza cambiare assolutamente nulla del suo impianto. E questo è abbastanza raro, credo, almeno nella mia precedente esperienza non è mai andata così. Si sono succedute una serie di editing, ogni romanzo aveva una sua struttura e dei personaggi molto ben definiti in precedenza. In genere chi scrive per professione, sa bene che il profilo dei personaggi va prima strutturato, prima ancora di partire con la narrazione della storia. I personaggi vanno strutturati caratterialmente, fisicamente, vanno individuati. Poi non è detto che questo materiale diventi tutto parte della narrazione, però è importante che si abbia il profilo ben chiaro per poterli fare muovere all'interno della narrazione in modo coerente col proprio carattere, col proprio modo di pensare. In questo caso non è andata così. I personaggi non c'erano e sono nati durante la narrazione, tranne uno. Questo ve lo svelo, ce n'è uno che è reale, uno solo. Quindi in un romanzo totalmente di fantasia. Sì, Il è vero, io. proprietario del biliardo. Esatto, io sono un po' duro d'orecchi, quindi un po' qualcosa in comune ce l'ho col protagonista, però non sono un scorretto Più totale. sgamato.
Quindi in realtà non è proprio autobiografico, c'è poco, anzi pochissimo. Però in ogni caso mai ammetterlo. Cosa, scusami? In ogni caso mai ammetterlo. No, non sia mai. No. Comunque no, a parte ovviamente dei ragionamenti esistenziali che il protagonista fa e che in qualche modo mi somigliano per forza di cose, il suo, comunque le sue vicende, né tantomeno le vicende di Chloé, non sono parte della mia biografia personale, ovviamente. Invece Scipione sì, il gestore della sala biliardi Scipione sì, con tanto di nome vero, quell'unico che sembra un nome di fantasia in realtà è un nome vero. Il gestore della sala biliardi Scipione era un personaggio veramente mitico che a Reggio Calabria gestiva la sala biliardi del Rio Bar, della galleria fine corso Garibaldi. Era un personaggio... Stiamo parlando comunque di metà fine anni 80, quindi ormai di quasi 40 anni. Pure io quella galleria per un periodo. Ma c'è diversa interazione comunque nella nostra diretta. Io direi che se qualcuno dei nostri... Io non vedo nulla, per cui... Controllo io. Se qualcuno dei nostri, di chi ci sta guardando, ha qualche domanda per Francesco, che si faccia avanti perché la leggiamo volentieri. Ah sì, molto volentieri. Molto volentieri. No, tra l'altro voglio dire una piccola aneddoto riguarda proprio Scipione. Io ho ambientato questa sala biliardi a Roma, perché in realtà ve l'ha suggerito il nome di Scipione. Era difficile immaginare uno che si chiami Scipione in un posto diverso da Roma. Certo. In realtà però questo personaggio Scipione, ripeto, nome reale, era di Reggio Calabria, era, per il poveraccio non c'è più, insomma anziano, era abbastanza anziano ma non c'è più. La cosa meravigliosa è che erano ormai diventate mitologiche le sue litigate con un altro avventore abituale di questa sala, che si chiamava, lo giuro davvero, sembra assurdo, si chiamava Pompeo. Quindi immagina, già a Reggio Calabria trovare uno che si chiama Scipione e uno che si chiama Pompeo nello stesso posto è già abbastanza singolare. Immaginateli litigare, e quindi potete già dedurre che non era una litigata, diventava una guerra punica in automatico praticamente. Ed era meraviglioso vedere quello che diceva Pompeo, tu sei un cretino, e quello Scipione, tu la devi smettere. Era una cosa di una bellezza e mi è rimasta impressa e mi resterà impressa per tutta la vita questa scena fantastica di Scipione. Molto da Totò. Ma davvero, una cosa che non si può credere la realtà, perché ripeto, a Roma magari trovare uno Scipione e un Pompeo è anche, io non dico facile, perché è facile anche, però può starci. A Reggio Calabria proprio non te l'aspetti. Quindi insomma, è stato anche un omaggio a un personaggio che tra l'altro nella mia infanzia è stata una persona importante, perché a suo modo... Dalla prima alla quinta ora eri con lui, no? Bravo! Quello che hai capito perfettamente, perché la mia passione per il biliardo nasce proprio quelle mattinate in cui ti dovevi nascondere da tutti, perché hai giocato la scuola, e quindi ci trovavamo in una sala biliardi, come è normale che sia. Insomma. Tanto sapevano tutti dove eravamo. Non è che... Hanno sempre fatto finta di non saperlo, ma ci è andata bene così. Quindi bene. Naturalmente in quelle mattinate in fuga dalla scuola è nata la passione per il biliardo, che qui tra l'altro ha un'importanza in questo romanzo abbastanza cruciale. Ma ci sta perfettamente nel ragionamento geometrico-matematico, che sono due aspetti che per ma me ci sta, sono... Ci sta anche il silenzio, perché il silenzio viene imposto durante una partita di biliardo, assolutamente, come per il tennis anche, per non spezzare la concentrazione. Ma diciamo che in questo caso non c'è bisogno di imporlo, perché il giocatore in questione non potrebbe sentire altro. Quindi invece io ho utilizzato chiamavo un espediente narrativo, perché il biliardo l'ho sempre considerato una metafora abbastanza interessante al di fuori del gioco, e come quasi tutti i giochi, se vogliamo anche delle storie di calcio, delle storie di sport, insomma sono uno spaccato di esistenza che può raccontare delle cose in maniera anche abbastanza, come dire, archetipica. In questo caso il biliardo è davvero un espediente narrativo per consentire al protagonista di cimentarsi in un esercizio di riallocazione analogica dei suoni attraverso dei processi matematici. Detto così sembra una cosa complicatissima, perché ma io in realtà sono molto lontano dalla matematica come forma mentis, pur essendoci in questo libro
molta geometria, molta matematica, ma in realtà è raccontata, non ci sono formule, insomma, tanto per capire, per non spaventare nessuno. No, no, vabbè, è a prova di qualsiasi... spero, ripeto. Esperto, no, ma sì, e anche qui un piccolo aneddoto in esclusiva per gli amici di Cartoline Rock, ai quali prometto di tornare presto, ma gli impegni sono stati veramente tanti in questo periodo, quindi e ancora non sono finiti. Adesso lo dico tra parentesi, visto che siamo ospiti della piattaforma di Cartoline Rock. E stavo dicendo... non mi ricordo cosa stavo dicendo. Ah sì, un aneddoto. La mia passione del biliardo è vero che nasce in quelle mattinate scolastiche di bigiatura, però è un po' precedente, o meglio, la molla è stata precedente e avviene in un capodanno del 1986 in quel di Cetona, in Toscana, provincia di Siena, dove la mia famiglia... Conosco bene. Conosco il posto, perfetto. Andata a San Casciano dei Bagni. Infatti, da quelle parti lì, esattamente. Dove la mia famiglia possedeva un casale, possiede, insomma, mio zio Rosario, il famoso storico, possiede un casale, e quindi passavamo spesso il Natale e il Capodanno lì. Ecco, a Capodanno fummo invitati, scusate, non è Covid, è solo... La distanza la stiamo mantenendo comunque. Sì, io a voglia. Io anche la mascherina se serve. Ecco. Quella sbagliata però. Cioè, non ho portato in mano quella di Francesco. Che... Vabbè, lo possiamo fare un po' di pubblicità. Siamo sulla piattaforma Cartoline Rock. Diciamo che questo fai vincere la mia schizofrenia totale, perché sono un imprenditore, produttore anche di mascherine, anche poi uno scrittore, anche altro. Evidentemente non c'è molta stabilità mentale in me, è evidente questo, chiaramente. Quindi dicevo, siamo invitati a questa festa di Capodanno a casa di Giancarlo Paglietta, un nome che ai più giovani forse dice meno. Marco, tu la stai facendo spudorata, però così. Vabbè, che te frega, vai, siamo tra noi. Vai. Dicevo, quindi, ospiti a casa di Paglietta, Giancarlo Paglietta, ai più giovani dice poco, ma insomma Enrico, noi ha qualche capello bianco in più. No, no, è bene. Ci dice, dai, era un alto dirigente del Partito Comunista. Come no. E quindi c'era anche Giorgio Napolitano in quell'occasione, che ancora ovviamente non era presidente della Repubblica, non era stato presidente della Camera. E vabbè, insomma, in questa festa in cui tutti Brigitte Bardot, noto io, ragazzino, insomma, 13enne, 14enne, noto una stanza con una televisione accesa e erano proprio seduti davanti al televisore proprio Paglietta e la compagna Miriam Mafai. In una poltroncina e guardavano un film. Questo film era Io, Chiara e l'Oscuro di Francesco Nudi. Io mi sono avvicinato a questo televisore, curiosito, ma che fanno questi due? Sono tutti che festeggiano e questi sono seduti a guardare. E proprio in quel momento mi appare Marcello Lotti, il famoso campione toscano di biliardo, l'Oscuro, che in televisione, ovviamente, durante il film, che fa un tiro straordinario, una cosa che a me sembrava una cosa sovrannaturale, pensavo, vabbè, saranno effetti speciali, è impossibile che al biliardo si possa fare questa cosa con una stecca. Poi ho scoperto nel tempo che invece no, che era un tiro anche abbastanza facile in realtà, però era molto spettacolare, queste geometrie, queste vie che si rincorrevano come se fosse normale che poi si incontrassero in quel punto e facessero quella cosa lì. Sto parlando di biliardo all'italiana, quello con i birilli, per capirci, non quello con le buche. Sì, sì, vabbè, ma è chiarissimo dal romanzo. No, ve lo dico a beneficio di chi non sa di che tipo di biliardo. Il triplo filotto reale ritornato con pallino, quello di Fantozzi. Ecco, quella era fantozziana tipica, no? E invece in realtà lì c'erano questi, compresa la famosa Ottavina Reale o Ottavina di Dio, che fu il titolo del mio primo romanzo, scritto con Marco Di Grazia, che proprio è quasi una prosecuzione naturale dei due film di Nuti, Io, Chiara e l'Oscuro e Casablanca. Quindi diciamo questa narrazione con il biliardo in mezzo è di antica foggia, di antica fattura, nasce allora e poi è proseguita. In realtà la mia passione per il biliardo è sempre stata una passione narrativa. Io non sono mai stato un grande giocatore di biliardo, sono medio, se non mediocre giocatore di biliardo, ma ci ho sempre giocato non tanto per assimilare i segreti del panno verde e diventare un buon giocatore, ma ci ho sempre giocato per raccogliere storie, perché le storie attorno al biliardo sono bellissime.
Tant'è vero che Nuti ci ha fatto addirittura 3 film sulle storie legate al mondo del biliardo. Per non parlare di Paul Newman dello spaccone, tanto per cioè, c'è un mondo che alimenta automaticamente storie e io me ne sono paciuto in abbondanza, diciamo. E mi hai fornito un assist. Vai. Perché io millenni fa avevo lavorato con un altro campione, Lotti, ma in questo caso Mauro Lotti, uno dei più famosi barman del mondo, del periodo. E ho capito qual è l'assist. Quindi percepisci, ai tempi era una pubblicità e anche un industriale della Campari. Sì. E chiaramente l'assist ci porta su un'altra grande passione e su una mia personale vulnerabilità, il Bloody Mary. A me non piace, devo essere sincero, però non piace con un retrogusto, quasi un rimpianto di percepire che forse non sto capendo qualcosa appieno. Io adoro i cocktail, li amo alla follia. Il Bloody Mary ha, peraltro, cito anche c'è un libro molto carino con 2 racconti lunghi, molto bello, che si chiama Bloody Mary, di Marco Vichi e Leonardo Gori. Marco Vichi, carissimo amico, lì in quel senso era, vabbè, riagganciato il Bloody Mary all'immigrazione, allo sfruttamento degli immigrati. Sì. Mentre, giusto per completare il cerchio, Lotti parlava sempre di un grandissimo amante del Bloody Mary, che era Truman Capote. Sì. E io personalmente ho conosciuto con un Bloody Mary davanti Sam Fuller. Quando ho conosciuto Sam Fuller, ho visto prima davanti Bloody Mary e poi dietro Sam Fuller. È un grandissimo regista, per tanto tempo considerato di B-movie, nella realtà è grandissimo regista e basta, che partiva dalla Nera, adorato da Tarantino. Quando è morto Sam Fuller, Tarantino, al pari di Ed Wood, quindi insomma a un livello che poi negli anni è stato rivalutato tantissimo. Assolutamente, io ho avuto l'occasione di conoscerlo abbastanza bene. Però ritorniamo al Bloody Mary. Il romanzo ha una grande centralità, porta la sensorialità, il modo con cui porta la sensorialità anche dal punto di vista del gusto e dell'olfatto, dopo averla portata prima con i suoni non uditi, aumentando questa percezione, e poi con i colori, con una grande finestra su Van Gogh, la porta a un altro tipo di sensorialità che è il massimo della, in un certo senso, dell'arte, perché tu col cibo e col bere distruggi e ti compenetri con quello che reputi una porta sensoriale. E quindi do la palla a te al bere sia miscelato che non miscelato, che è molto 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 presente, per fortuna, nel romanzo. È presente nel bene e nel male, devo dire, perché ovviamente ci sono due, in realtà il protagonista ha 3 vite, una vita precedente alla sordità, una vita, diciamo, durante la conoscenza, una vita, chiamiamola vita arlesiana, la vita provenzale, che lo porta alla conoscenza delle sue potenzialità attraverso le intuizioni quasi soprannaturali di Chloé, e poi una terza vita un po' più complicata, dove il bere assume un altro tipo di significato, molto meno piacevole rispetto al Bloody Mary di cui parlavamo prima. In realtà era necessario in qualche modo un trucco, chiamiamolo così, giocato sull'analogia, perché è chiaro che volendo raccontare la storia di un uomo che accresce attraverso la crescita di tutti gli altri ricettori attivi ancora funzionanti, quindi la vista, il gusto, il tatto, l'olfatto, in luogo di un udito ormai perso, era necessario che si stabilissero dei punti cardine che in qualche modo facessero da punto di riferimento di ciascuno di questi sensi particolarmente amplificati. È chiaro che sul gusto interviene il cibo in maniera anche abbastanza preponderante. Sì. Diciamo che non ci sono ricette, ma quasi all'interno della narrazione. Sì.
e interviene il bere, in particolare il Vladimiri, per un motivo abbastanza specifico, a parte che a me piace molto, ma quello non si capisce, quello mi immagino che si intuisca, ma perché intanto è il primo cocktail salato che esista, il primo cocktail salato inventato, e quindi è una particolarità, è un qualcosa che esula dai classici cocktail più o meno dolci, e questo mi sembrava più centrato nel nella narrazione, insomma, in quel momento della narrazione. Secondo, perché il Bloody Mary ha anche un aspetto molto coreografico, come dicevi tu, spesso prima di vedere la persona che beve il Bloody Mary si viene attratti da questo colore rosso intenso, il sedano che fuoriesce, c'è questo aspetto estremamente coreografico, quindi diciamo che era il cocktail che più si prestava a essere, come dire, visualizzato in maniera chiara anche in una scrittura. E poi perché il sapore del Bloody Mary è molto è ricco di sfumature, perché ha degli ingredienti che sono tipicamente di alto, sono tipicamente della cucina, che invece in quel caso sono da bere, perché il sedano, il pomodoro, il pepe nero sono tipici ingredienti da cucina. È quasi un gazpacho a tutti gli effetti, con l'aggiunta della vodka, è quello, per cui è un cocktail da bere ma anche da mangiare in qualche modo, è un cocktail che dà un'idea di rotondità sensoriale superiore agli altri, quindi credo si prestasse bene, oltre, ripeto, al piacere personale, si prestasse bene a essere raccontato più di un Negroni o di un Manhattan, più di quei cocktail che hanno già una storia. Perché Bloody Mary prende il nome sì da Maria Tudor, la sanguinaria, come che veniva chiamata appunto Bloody Mary, Maria la sanguinaria, ma in realtà è un pretesto, non ha nessuna analogia filologica, è un pretesto per il colore. Mentre ci sono cocktail storici che hanno invece storie importanti dietro, da Hemingway a Truman Capote, appunto, addirittura Hemingway ne inventò uno, un particolare mojito. Lo inventò Hemingway, quindi storie che già di per loro avevano una valenza, e le ho volute escludere proprio perché volevo dare al Bloody Mary la sua storia, quella proprio specifica, e non prendere una storia di seconda mano legata a un cocktail importante, certo, no? Già con un vissuto. Mentre invece per il tatto compare magicamente con Van Gogh. Anche che sono tutti sensi, e lì ha una presenza, secondo me, al di là diversamente degli altri sensi, entra proprio nel plot. Mentre gli altri entrano, la vorrei dire, poi sparo due termini inglesi, uno è nel mood, gli altri sensi sono nel mood. Qualcuno ci ha mandato anche la ricetta del Bloody Mary. Infatti, Ninetta Bellantoni. Non so chi sia Ninetta, però grazie per la ricetta. Datemi gli strumenti affinché io mi ricreda sul Bloody Mary. Guarda, basta che segui pedissequamente la ricetta che ha mandato Ninetta, che è correttissima, anche se io sono un fan del Bloody Mary senza tabasco, che invece qui vedo indicato, e al posto del tabasco preferisco mettere due gocce di angostura, ma questo è molto personale. È nel libro. Però io amo New York. Abbiamo anche una presentazione. Per me... Ha ragione. Non del mojito, ma del daiquiri. Bravissimo. Non so chi è, perché io non vedo. Te lo dico subito. È Marco Di Grazia. Ah, Marco, è mio coautore dell'Ottavina di Dio di cui parlavamo prima, quindi grazie. Ah, Marco, alla grande. È vero. Poi abbiamo una domanda di Bruno Masciana, ma la leggiamo dopo. Prego, Enrico. Che peraltro non so se siete stati alla Locanda Cipriani a Torcello, ho avuto quasi una disavventura, nel senso che si capirà per quello che ho scritto io. Lavoravo in un film e sono andato a questa Locanda Cipriani per svolgere, e accanto, nel tavolo accanto, c'era Henry Kissinger. Caspita! Sì, però voglio dire che noi non amiamo molto come personaggio, diciamo la verità. Non me ne vanto. E anch'io me ne vanto, nonostante sia stato un premio Nobel per la pace, non so. Però. Quale criterio, anche era fatto, comunque, è stato un premio Nobel per la pace. Vabbè, comunque. Però evitiamo, tanto ne abbiamo parlato abbondantemente, del libro di Enrico, quindi insomma. Esatto. Assolutamente. Quindi tornavo sul tatto.
Hai ragione, hai detto una cosa assolutamente pertinente. Perché c'è un po' che io visivamente non so, non c'entra niente, però me lo sono figurato come la creazione di Dio, Dio che tocca, c'è una scintilla. Oddio, diciamo che forse involontariamente, inconsciamente c'era, non era voluta questa, tipo, questa analogia visiva, però a pensarci sì, perché c'è qualcosa di sovrannaturale in quel tocco tra queste due mani che non sveliamo, ma insomma c'è un tocco sovrannaturale che innesca delle cose, ma soprattutto innesca il vero racconto, il racconto di due imperfezioni che diventano perfezione, che si scoprirà solo alla fine, quindi non dico più di questo, però il tocco è abbastanza all'inizio, quindi si può dire. Il tocco è all'inizio, le conseguenze del tocco sono alla fine, perché certo. Il tocco coinvolge il tatto, a differenza di tutti gli altri sensi che coinvolgono solo il protagonista, invece il tatto coinvolge anche la protagonista, quindi è quell'aspetto sensoriale dove entrambi hanno qualcosa da raccontare, diciamo così, per non spoilerare, non dico altro, ma insomma il racconto del tatto, il racconto epidermico sarà sostanziale, molto più del racconto del gusto, che sembra più protagonista perché gli episodi sono maggiori, sembra più protagonista l'olfatto, perché gli episodi in cui innescare un odore tipicamente prustiana come immagine, no? Che dalla Madeleine fa partire il meccanismo mnemonico, succede molto spesso, soltanto succedono meno cose, ma quelle sono cruciali. Sono ma secondo me c'è il motivo, perché è l'unico senso, e lo stiamo, penso, scoprendo, e mi auguro che lo scopriremo molto poco nel prossimo futuro, è l'unico senso che dato in questo caso da un contatto, quindi dall'entrare in una condivisione con un'altra persona, cosa che avviene in maniera relativa con gli altri. In questo momento in cui abbiamo noi la sottrazione del tatto con altri, diciamo questo libro è applicato. Entriamo in contatto. Come? Rispetto al tatto, dico, questo è un momento particolare. Un momento magari però viene capito ancora di più. Amplifica quel forse desiderio che abbiamo maturato tutti in un periodo in cui ti vuoi sempre dare la mano, la pacca, altro. C'è questo senso che ci permette di entrare in contatto con un altro essere, qui in una storia ovviamente con una natura, ecco, che non, sulla quale non mi soffermo, però è un senso che in questo caso ti rapportato al contatto e alla comunicazione non verbale. Diciamo che il senso del tatto è il primo senso con cui l'essere umano si misura. Molto prima, è vero che l'udito, la vista e il tatto si generano nello stesso momento, ma è vero che la prima memoria atavica di un essere umano si ha tramite il senso del tatto. La stessa sensazione di pericolo, un essere umano percepisce la sensazione di pericolo da una serie di, diciamo, segnali sensoriali. Il primo è ovviamente la vista, si vede qualcosa di pericoloso. Il secondo è l'odore, per esempio l'odore di bruciato, che innesca subito un meccanismo di protezione mentale. Il gusto di qualcosa di molto amaro, di molto gradevole, qualcosa a percepire qualcosa di velenoso. Ma il tatto è il primo momento in cui si viene a contatto col dolore. Quindi toccare una fiamma significa bruciarsi e farsi male, toccare una lama significa tagliarsi e farsi male. Il bambino impara toccando quello che fa male. Quindi è la prima volta che questa sensazione di pericolo ha addirittura un riscontro oggettivo immediato. Mentre sentire odore di bruciato non significa per forza poi venire a contatto con la fiamma. Mentre sentire un gusto amaro non significa poi ingurgitare un veleno mortale. O addirittura vedere una situazione di pericolo non significa esserci nel mezzo. Quando si è toccato qualcosa di malefico, si è immediatamente avuto riscontro del dolore. Quindi è talmente atavica come sensazione, il senso del tatto diventa il primo punto della memoria dell'essere umano. E la memoria in questo romanzo è quasi protagonista quanto i protagonisti personaggi. È tutto un gioco di cristallizzazione della memoria, quello che fa il protagonista, del cercare di riallocare mentalmente i suoni che non può più ascoltare.
Ok, andiamo un attimo alle domande di Bruno Marcenaro. Ne ha poste due, quindi lui paga il doppio del biglietto per questa visualizzazione. Vabbè, la prima è più una conferma, perché chiede: c'è un film dell'86 sul biliardo che si intitola Il colore dei soldi, che abbiamo tra l'altro nominato, ma... abbiamo nominato lo spaccone, va bene Bruno Marcenaro, il colore dei soldi è il seguito dello spaccone, con Newman e Tom Cruise. Ma soprattutto, aveva la colonna sonora dal titolo What's the Color of Money? What's the Color of Money non era, mi pare, nel film Il colore dei soldi. È un brano anni 80, quindi dello stesso periodo, ma non mi pare che fosse la colonna sonora, ma non vorrei sbagliare. Vabbè, comunque, questo era quel brano, non ricordo però che fosse la colonna sonora del Colore dei soldi. Colore dei soldi era quello con Tom Cruise, giusto? Siete voi quelli, era Tom Cruise e Paul Newman, faceva la stessa parte che faceva nello spaccone, ovviamente dovutamente invecchiato nel tempo, diventava maestro e non più giocatore direttamente, fatto salvo un episodio del film in cui si incontra col suo discepolo. Era un bel film di Martin Scorsese, se non sbaglio, mentre lo spaccone la pesca, non mi ricordo chi fosse il regista. Potrebbe essere Walter Hill. Potrebbe essere Walter Hill, ma non ne ho... Allora, poi controlliamo. Non posso sbagliarmi. L'altra domanda invece è proprio sui colori e sugli odori. Hai scelto la Provenza per i suoi colori e i suoi odori? No. No, non è la Provenza. Okay. La Provenza è arrivata come è arrivato tutto il resto, automaticamente. È come se, forse inconsciamente, essendo ovviamente stato in Provenza, ad Arles in particolare, che è il luogo dove si svolge una parte della storia, probabilmente l'inconscio mi ha detto che da quelle parti gli odori sono particolarmente intensi e importanti, i colori sono colori particolari, a Provenza dei colori proprio tipici, però in realtà il meccanismo è stato più legato alla figura di Vincent Van Gogh, che proprio lì ad Arles in Provenza aveva scelto questo paese Arles come buon ritiro, come luogo insomma di meditazione o forse di esegesi della follia, se vogliamo, è il luogo dove lui si mutilò orribilmente un orecchio, quindi anche questo in qualche modo entra nella storia, il fatto che nella ricerca di un silenzio perfetto e non trovandolo cercò addirittura di tagliarsi l'orecchio. Quindi in realtà è stato probabilmente una combinazione di cose, perché io vedo in Vincent Van Gogh davvero l'unico che è stato capace di dipingere il silenzio. Lo dico perché sembra molto strano questo, perché Van Gogh spesso, chi non l'ha visto dal vivo, nel senso che non ha visto i suoi quadri in una mostra e l'ha visto solo nelle immagini dei libri, dei cataloghi d'arte, Non si può rendere conto di questo. Io quando vidi per la prima volta un quadro di Van Gogh sono rimasto letteralmente scioccato. Ero uno di quelli che non era un grande estimatore di Van Gogh, visto al di fuori, insomma, in queste altre situazioni, nei libri, eccetera. Pensavo addirittura fosse un sopravvalutato. Stavo sì, ok, però insomma tutto questo genio non ce lo vedo. Ovviamente mi sono fustigato e messo il cilicio dopo che l'ho visto, dicendo no, mi sono sbagliato, perché Van Gogh era veramente... La pennellata pure di Van Gogh, che la pennellata tridimensionale. Esattamente, la pennellata tridimensionale che fuori rende plastico, solido, tridimensionale, quello che non può esserlo, perché in realtà un quadro, per quanta prospettiva possa avere, è sempre uno spaccato statico. Invece... Van Gogh estrude la tela, va oltre la tela e ti avvolge. E quando tu ti trovi nel campo di girasoli di Van Gogh, percepisci il silenzio di quel campo di girasoli. Quando ti trovi davanti al suo autoritratto, ti guardi faccia a faccia con lui e sei nella stanza di Arles dove l'ha dipinto, o in un altro posto, Fiammingo, dove magari ha dipinto un'altra cosa, e sei lì con lui e non puoi far altro che ascoltare il colore del silenzio, che è esattamente quello che accade. Che anzi quasi anticipato Burri per certi aspetti su questo sfondamento. Burri lo ha fatto però, incidendo il legno, quindi dando comunque un'impressione immediata di tridimensionalità proprio per il materiale scelto, perché Burri era proprio un incisore, erano legni intagliati. Invece Van Gogh lo ha dipinto. E ha dipinto una quarta dimensione che in nessun altro pittore io ho mai riscontrato, mai... né contemporanei né classici, se non nella prospettiva e nel taglio di luce con cui Caravaggio dava enfasi al buio. Ecco, sono i due elementi
sono i due elementi artistici, diciamo, che più mi hanno dato questa impressione di essere avvolto all'interno dell'opera. E infatti li metto in parallelo, Caravaggio e Van Gogh. E Caravaggio, peraltro, con un'apertura sul cinema, è stato, secondo me, il primo direttore della fotografia. Assolutamente, assolutamente, sì. Tu ne sai qualcosa, ne sai molto più di me, ovviamente, rispetto a questo. Però è... I tagli di trovi... Se posso fare un breve inciso, ridico perché è arrivato adesso, di leggere il libro perché è bellissimo, lo ridico, lo ridirò. E una cosa che mi è piaciuta moltissimo è lo stile. Lo stile della scrittura è una cosa che ha un doppio livello, secondo me. È una scrittura semplice da una parte e ti permette di andare avanti nella storia proprio perché non hai una sovrastruttura. Vai, è una strada da seguire, quindi c'è una grande semplicità, però al tempo stesso è strutturata e sapiente. Ti devo fare i complimenti, non grazie. Su altro, ma per come materialmente è scritto. Ecco, devo dirti, devo confessarti una cosa, Enrico, confesso pubblicamente, quella è stata l'unica vera scelta concreta, consapevole della scrittura, nello stile di scrittura del libro, perché volevo, forse presuntuosamente, lo ammetto, ma volevo per una volta misurarmi con i miei maestri. Io amo la letteratura contemporanea, anche quella italiana, per cui non sono uno snob della lettura, assolutamente no. Amo moltissimo Andrea Camilleri, voglio dire che è un mainstream totale, amo Stefano Benni, amo gli autori dell'Iperborea, Pasilinna, Larso, quindi non per forza narrazioni punitive, però i miei maestri sono stati il Nabokov del maestro Margherita, il Bulgakov del maestro Margherita, Nabokov, sono stati Tolstoi, Dostoevskij, per parlare dei sovieti, sono stati la letteratura americana, la letteratura americana di Roth, per esempio, o la letteratura sudamericana di Borges, per non parlare di Soriano, Galeano, quindi... Abbiamo gusti che coincidono. Lo so. E poi Kafka, e poi insomma, alcuni grandi classici, alcuni contemporanei considerati Luis Sepúlveda, tanto per nominare un recentemente purtroppo scomparso, considerati dei capisaldi. Ecco, per una volta ho voluto alzare il tiro, nel senso di dire, un po' presuntuosamente, ma ovviamente con l'umiltà di chi non vuole certo raggiungere quel livello e non crederà mai di poterlo raggiungere, però volersi misurare con loro è stata una sfida. Dire, io non voglio la scrittura dozzinale che ormai è diventata abbastanza in uso, no? Abbastanza di moda, la cosiddetta scrittura della strada. L'utilizzare una terminologia confidenziale, discorsiva, no. E lì l'esperiente narrativo di creare un avvocato come protagonista, quindi un avvezzo a un linguaggio anche abbastanza preciso, è stata proprio una scelta di stile. Volevo creare un libro che fosse scritto come un libro di letteratura e non soltanto come un libro che narrasse una storia più o meno piacevole. Ovviamente, ripeto, la presunzione nel fare questo c'è, devo dire la verità, è stato proprio un atto di quasi di, come si direbbe oggi, di radical chic, diciamo così. Però penso che sia anche finito il tempo in cui chi non sa scrivere deve scrivere per forza, chi non ha uno stile deve comunque dire che quel non stile è uno stile per forza. Che chi non sa usare, non sa maneggiare lo strumento di scrittura debba comunque dire ma non importa perché sono altre le caratteristiche che fanno uno scrittore. Ecco, secondo me no. Concordo. È come un tempo, mi ricordo che quando venne Sarah Jane Morris a Reggio Calabria, un bellissimo concerto a Parco Ecolandia, lo dico perché c'entra con questo che stavo dicendo, a un certo punto dissi, mi voglio prenotare per intervistarla, per Cartoline Rock proprio. E pensavo ci fosse una ressa di giornalisti che intervistavano, invece mi trovai solo. Ho detto, hai tutto il tempo che vuoi perché non c'è nessun altro che la vuole intervistare. E restai un po' credo, a me che capita tutti i giorni sarà Jane Morris a Reggio Calabria. Certo. Ma
che nessuno aveva, è perché lei parla solo inglese e quindi nessuno parla inglese. E sono rimasto male, ma non per, perché ho pensato, ma come si fa a fare il mestiere del giornalista senza avere, come non avere la penna, non conoscere l'inglese? Certo. Come fare il giornalista? Deve avere degli strumenti, non si può, è come se tu dicessi a un chirurgo, fa il chirurgo, ma con le mani, senza bisturi. Non si può, è una cosa che non sì. si può fare. E ci sono persone che improvvisano mestieri, lavori che sembrano tutti amatoriali, non funziona così. Allora, per scrivere un libro, scusa se mi dilungo in questo, io credo che quantomeno quella carta che è stata impegnata per scrivere un libro debba valere più, o quantomeno a pari, rispetto all'albero da cui è tratta. Io non voglio abbattere un albero per qualcosa di scritto male, che impregna l'inchiostro in maniera sbagliata. Certo. Non dico di essere uno che scrive benissimo, che essere lo stile è assolutamente è importante, ci deve essere un minimo di impegno da un punto di vista stilistico e ci deve essere un minimo di cognizione, altrimenti stai impregnando l'inchiostro e stai sprecando carta che invece prima era un albero e forse valeva un po' di più. Non si distrugge un albero per qualcosa che non ha neanche un anelito di un certo tipo, per cui io sto molto attento quando scrivo qualcosa a pensare se la pubblicherò dovrà quantomeno nel mio, per me, poi magari per il pubblico non è detto che sia, ma per me deve valere, non dico quanto perché non c'è valore più inestimabile di un albero, ma almeno avvicinarsi al fatto che quell'albero non è stato abbattuto in vano. Oggi purtroppo vedo tantissima pseudo letteratura, spesso non nata da penne di scrittori, ma magari di star televisive, influencer o quello che è, che tanto ormai un romanzo lo scrivono più o meno tutti, e lì devo dire che mi arrabbio molto perché non sono d'accordo. Secondo me la letteratura deve tornare a fare il suo mestiere di letteratura, piaccia o non piaccia, ovviamente non tutti hanno amato il maestro e Margherita come me, a qualcuno magari ha fatto pure schifo, non lo so, fatto sta che però quella è un'opera che merita di stare in una libreria, in una biblioteca. Altre cose scritte dalla influencer di turno di oggi, senza nulla e senza voler fare assolutamente critiche di nessun tipo e con tutto il rispetto, forse domani in quella libreria sarà il primo che verrà buttato perché non rimarrà nulla di quella storia, e se non rimane nulla è un albero abbattuto in vano. Tutto qua. Assolutamente, quella è la centralità. Ribadisco che da te nel tuo lo stile c'è, è apprezzabile, e caratteristica positiva ancora di più, non distrae. La cosa non facile, prima di tutto, una persona come te, ormai ci conosciamo, chiaramente sa perché ha letto e perché legge, ma il trovare il bilanciamento è la cosa difficile. Avere una buona scrittura ma che non distragga. Una scrittura che spinga verso la storia, non faccia concentrare solo sullo stile. Invece il tuo stile ha un bilanciamento, ti porta dentro la storia, ma ti porta chiaramente nel modo corretto e con uno stile tutto apprezzato. È proprio quella la sfida, nel senso che il parlare aulico probabilmente poi diventa appunto distraente, diventa autoreferenziale, diventa un esercizio di stile, ma tutto sommato fine a se stesso. Il parlare discorsivo magari agevola la storia, però non alza il livello letterario dell'opera, e quindi lo sforzo è quello di, ripeto, consapevole e anche voluto, fortemente voluto, era quello di trovare questo bilanciamento, cioè una narrazione che si svolgesse fluida, però senza incappare nell'insulsa trappola del luogo comune di scrittura, dello stringersi nelle spalle, che ormai non so, non c'è un romanzo dove qualcuno non si stringe nelle spalle, nello strizzare gli occhi in un certo modo, cioè ci sono proprio degli stilemi che si ripetono, dai quali ho cercato di fuggire a tutti, perché dare invece un'impronta che fosse il più possibile nel mio piccolo vicina a chi invece è stato maestro di scrittura, chi ha insegnato a tutti, perché il miglior corso di scrittura lo fa la lettura. Quando io facciamo un corso di scrittura creativa, sì, ben vengano, ma il primo corso di scrittura creativa è leggere chi sa scrivere, quindi se leggi Dostoevskij è già un bel passo verso il corso di scrittura creativa, verso omologhi, insomma, e similari, per cui intanto lo strumento principale di avere uno scrittore è un gran bagaglio di letture e essere sempre avido di nuove letture, poi se riesce a minimamente avvicinarsi ai grandissimi ha fatto anche una bella cosa di per se stesso.
se non ci riesce, quantomeno però si è misurato, perché io dico, nominando proprio un altro sudamericano tra i miei, diciamo, tra i miei totem, Edoardo Galeano, che diceva l'utopia è come l'orizzonte. L'orizzonte puoi camminare quanto vuoi, ma non lo raggiungerai mai. Allora la domanda è: a che serve l'utopia? E lui rispondeva: serve a questo, serve a camminare. E la stessa cosa è questo: avere Dostoevskij come punto di riferimento probabilmente non è un punto di riferimento, è come l'orizzonte, non lo raggiungerai mai. Sì. Però ti serve a camminare verso di lui, ad avere quantomeno un anelito verso quel tipo di scrittura. Adesso nominando Dostoevskij perché proprio non c'entra niente con lo stile del Colore del Silenzio, tanto per non fare. Però diciamo che camminare verso quella direzione di Dostoevskij, di Kafka, eccetera, 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 sicuramente ti fa camminare a un passo diverso. Certo. Poi può anche mantenendo però forse il piacere del sacrilegio. Sì, è un sacrilegio, ovviamente, ma ecco, un piacere esserlo, perché sennò... E tocca farlo, è ovvio, tocca farlo. Sì, perché tanto a Dostoevskij non ci si arriva, quindi bisogna anche saperlo distruggere. In un certo modo, qualsiasi innovazione è un sacrilegio. Questa è esattamente l'altra chiave stilistica. Anelito come livello, ma distruggerne tutto quello che era stato per ricostruirlo in un altro modo, nel tuo stile, nella tua forma, nel tuo modo di raccontare, che è un'altra sfida abbastanza complicata, perché lo scimmiottamento è peggio, a quel punto è meglio non farlo. Lo dicevano i greci, poi alla fine distruggere il padre è la via per la crescita. Esattamente, però per distruggere... È come dire Stravinsky o Picasso, per usare due mondi artistici diversi, non seguivano le regole canoniche. Sì, però Stravinsky sapeva comporre una sinfonia canonica e poi ne ha stravolto i canoni. Picasso sapeva dipingere un ritratto perfettamente simile alla realtà, ma poi ne ha potuto scomporre e creare il cubismo e quindi scomporne le forme. Se tu non conosci la regola, non puoi direttamente andare a infrangerla, perché non funziona così. Allora diventa... l'esercizio di stile fino a se stesso, oppure l'incapacità che si fa stile. No, Picasso era capace di fare delle cose meravigliose in senso classico, però poi ha avuto la forza e il coraggio di imporre un altro modello, ma conoscendo perfettamente le regole. Quello che io non sopporto, questa forma di millantata anarchia, l'anarchia non è non conoscere le regole e non è nemmeno rifiutarle, è fare in modo di crearsi delle regole proprie prima che lo facciano gli altri. Ma se tu quelle regole non le conosci, non sei un anarchico, sei un ignorante e basta. Poi puoi conoscerle e anche allontanarti da quelle regole, ma prima di tutto devi conoscere, altrimenti è troppo facile non sapere nulla e da ignorante passare per maître à penser dello stile. No, maître à penser dello stile diventi se conosci le regole e hai il coraggio di infrangerle, se no no. E assolutamente nel libro si percepisce comunque. No, attenzione, però ho detto questo non voglio fare io il maître à penser perché lungi da me, è solo una no, no, di, però nel libro si generale, generica. Si ha il piacere anche di leggere con uno stile ottimo, autonomo però. Grazie. Non posso ringraziare. Ma è quello che penso assolutamente. Grazie Enrico, poi detto da uno scrittore del tuo livello, francamente lunga oltremodo. Devo dire che in questo anche Marco Di Grazia, spero sia ancora collegato, sì, sì, con cui siamo, sì, abbiamo scritto ben due libri insieme a quattro mani, Lottavina di Dio e Democrazia Football Club, che somiglia un po' al tuo perché ha a che fare con la dittatura brasiliana, sì, eccetera. Quindi poi io l'ho seguito nella sua carriera di scrittore autonomo rispetto a me, nel senso dei suoi romanzi e non solo, e devo dire che io lo ammiro moltissimo, al di là del lavoro che abbiamo fatto insieme, lo stimo tantissimo, credo che abbia fatto un percorso di crescita nella scrittura, nello stile, nella forma narrativa di altissimo livello. Ecco, aver avuto il suo apprezzamento come oggi quello tuo, Enrico, che immagino sinceri, perché entrambi guarda, l'ho letto in un giorno e mezzo, basta quello, te lo dico, e invito alle persone a leggerlo perché diciamo che ci possiamo permettere, almeno privatamente, poi pubblicamente lo devo fare la propria parte, ma diciamo almeno privatamente ci possiamo permettere di dirci anche le cose che non vanno eventualmente. Quindi aver avuto l'apprezzamento di Marco, il tuo e di altri
diciamo, del mestiere è stata una cosa per me preziosa, perché io non sono uno scrittore dilettante, in realtà il mio mestiere è un altro. Amo la scrittura, l'ho sempre, diciamo, indirizzata verso non tanto la narrazione, il romanzo, nonostante ne abbia scritti un paio, invece l'ho sempre indirizzato, per esempio, alla critica musicale, come molti sanno, al giornalismo, alla sceneggiatura, che è un altro tipo di forma narrativa. Quando mi ci metto nel romanzo ho sempre poi difficoltà di pensare, beh, forse non è il mio mondo esattamente, quindi rimango un dilettante. Però avere da scrittori importanti un apprezzamento del genere, insomma, per me è decisamente lusinghiero, decisamente tanto, e quindi ringrazio te a nome, come portavoce di tutti quelli che lo hanno fatto privatamente, lusingandomi di dettagliate e davvero affettuose critiche, tra virgolette, del libro. Assolutamente. Peraltro, però, io ho notato, anche se non è centrale, c'è anche il cinema. Ripeto, lo chiamavano Gig Robot, a questa parte in cui è chiaro che la personaggio acquisisce un superpotere. Sì, lo chiamavano Gig Robot, è stato citato, direi, apertamente. Devo dire una cosa, non è un film che ho particolarmente amato, ma perché ero carico di aspettative. Pure io penso che sia un filino, si dice sempre, sopravvalutato, ma credo che non è stata colpa del regista, è stata colpa del carico di aspettative che c'ero su quel film, almeno quando ho visto io, mi era stato descritto come il capolavoro degli ultimi 20 anni. Marinelli Marinelli, bravissimo anche Santa Maria, entrambi bravissima, anche la ragazza, devo dire, che poi da lì ha avuto una carriera, se non ricordo il nome, l'attrice. Sì, l'ho rivista, non ricordo. Sì, anche in qualche film più recente, ho visto un film di Verdone dove c'era anche lei. Sì. Però devo dire, insomma, è il grottesco dei Manetti, con qualche intuizione anche geniale, effettivamente. Non ho amato particolarmente quel film, però ho amato certi punti, certi momenti. Il momento, per esempio, della caduta del fiume è un momento in cui rimasti, dove in realtà si fa ovviamente il verso a molti supereroi dei fumetti in quel momento, e poi sembra la contaminazione radioattiva, è un classico, no? Del fumetto. Assolutamente. Però, diciamo, era resa talmente bene ed era diventata un po' la storia dei noartri, però di un supereroe Marvel in qualche modo. Ecco, quel momento mi è piaciuto talmente tanto che l'ho esplicitamente citato nel libro, ovviamente in un'altra forma, ma chi come te è attento alle dinamiche del cinema l'ha colta. E altri riferimenti cinematografici quella ci sono, perché comunque la sceneggiatura rimane il mio contesto eletto, per cui è chiaro che un minimo di sceneggiatura c'è. È visiva, pensato... poi. Scusami? È una narrazione molto visiva. E no. sensoriali in generale. Io abbia cercato di evitarlo, però, nel senso che ho cercato di dare molta introspezione al personaggio e mi ero convinto che non fosse trasponibile cinematograficamente, proprio perché la maggior parte della storia si svolge all'interno del personaggio, non all'esterno. Però poi mi sono accorto, e qualcuno me l'ha fatto notare, per esempio Nanni Barbaro, altro scrittore di altissimo livello, veramente bravissimo, che mi ha onorato di parole veramente lusinghiere, e mi ha fatto notare che questo è uno dei rari casi in cui la percezione interna del personaggio si fa trama, quindi che in realtà è trasponibile cinematograficamente, perché la trama è nei pensieri e nelle sensazioni. La voce fuori campo, è la voce fuori campo che racconta. Non c'è la voce fuori campo, è l'internalizzazione in qualche modo sì, perché il personaggio parla in prima persona, è un racconto, esatto, in prima persona, quindi in realtà è una continua voce fuori campo. Sì, esatto, continuo racconto. È il racconto di se stesso in progress mentre accade. E però in qualche modo ha ragione, perché la vera trama, il vero intreccio del romanzo non è quello che accade. Delle cose accadono, ovviamente, lo sarebbe noioso, sarebbe illeggibile, certo. Però la maggior parte delle cose che accadono dentro di lui. E quindi, come dire, un bravo regista forse saprebbe fare in modo
senza la voce narrante, perché io per esempio odio i film che hanno la voce narrante, dice, se te la devo raccontare, sai Enrico, se ti devo raccontare una scena vuol dire che non l'ho saputa girare, no? Secondo sì, me è molto anni fa. Però è ci sono po', stati no? libri che erano considerati improponibili come film. Faccio due esempi che però non reputo basso, anzi un esempio che non reputo basso, io, Fantozzi. Assolutamente, bravissimo. Fantozzi non è affatto secondo basso. Me giustamente è considerato bassa narrazione, perché sono... Io non sono d'accordo con chi la considera bassa narrazione per niente, anzi trovo Fantozzi sia libro che film, trovo uno spaccato di una umanità borghese. È un capolavoro da questo punto di vista. Agghiacciante, tra l'altro, quindi ha fatto comica, se non le gag, insomma, che puntellano la storia, però in realtà fuori dalla gag c'è una narrazione agghiacciante. Però per chi ha letto i libri, quindi chi ha l'età più grande, maggiore di quella di Marco, erano considerati improponibili per un film. Ma bassa letteratura, sì, bassa letteratura, mai trasponibile cinematograficamente, assolutamente. Invece la bravura di Paolo Villaggio è stata nel dare a quel personaggio questa connotazione ormai talmente tanto, come dire, legata alla sua persona, che molti non sanno neanche si chiama Paolo Villaggio, senza che si chiami Fantozzi proprio lui, Paolo Villaggio. Quindi è stato una cosa splendida, perché l'autore che diventa anche attore non è una cosa semplice. Se io dovessi fare un provino per come diventare il protagonista del Colore del Silenzio, sicuramente come attore non sarei in grado di recitarlo. E mentre invece Chloé? In che senso? Dovendola rappresentare con un'attrice, faccio nel libro c'è un riferimento cinematografico diretto, la protagonista la costa la miliarda, no, sì, però non si può, altro donna meravigliosa, però no, certo non ha più l'età per interpretare Chloé, ovviamente. Può fare Chloé. Bisognerebbe trovare un omologo di Fanny Ardant moderna, contemporanea, trentenne, trentacinquenne, lo sai che non lo so, sinceramente non lo so. Non è facile, perché è una bellezza elegante. Allora, in realtà se dovessi pescare nel cinema che fu, ti direi che il protagonista sarebbe perfetto Marcello Mastroianni e una protagonista sarebbe una perfetta Fanny Ardant. Riproporlo oggi dovremmo trovare gli omologhi di Marcello Mastroianni e Fanny Ardant, e non è proprio una cosa semplicissima. No, ci sono tantissimi giovani attori molto bravi, ma quelle caratteristiche, proprio quella di Marcello Mastroianni, ci sono tanti nuovi Gassman, ci sono tanti nuovi Tognazzi con le loro caratteristiche, per carità, o le loro personalità, ma che possono essere in qualche modo accostati. Io ancora un nuovo Marcello Mastroianni. Perché era una sottilissima ironia, ma proprio quasi impercettibile. Delicatezza proprio di te, era sempre mai sopra le righe, era sempre nel personaggio, sempre con molta pacatezza. Malinconico. Sì, ma era un tipo di recitazione, proprio uno stile di recitazione molto pacato, molto, molto poco enfatico. Era proprio l'opposto di Gassman, che era enfatico anche nelle parti comiche, no? Ma era uno stile bellissimo, tra l'altro, però sicuramente l'opposto era proprio Mastroianni. E oggi di Gassman ce ne sono, no, magari non per forza al suo livello, ma insomma ci sono personaggi che tendono a quel tipo di recitazione. Nuovi Mastroianni non me ne ricordo, sinceramente, tra i giovani, tra gli emergenti, forse in parte Elio Germano, in parte... però troppo connotato, troppo... C'è una parte drammatica forse un pochettino più spinta rispetto a Gassman. Sì, ci vorrebbe... Perché forse personaggi, quelli non centrali, quelli forse si troverebbe. Quelli forse sì. Quelli Scipione, Scipione, sì. Scipione potrebbe essere tranquillamente un, che ne so, come si chiama quell'attore romano, che tra l'altro ho conosciuto a Reggio di recente, al Film Fest, Battioli, per esempio. Mm. Mattioli, sì, perché... un ottimo Scipione, per dire.
o per esempio i vari, beh, insomma, diciamo che i personaggi collaterali, il direttore d'orchestra, che è un altro personaggio che poi è un personaggio chiave, un po' inquietante, eccetera, potrebbe essere quel famoso attore Branciaroli, Franco Branciaroli. Cioè, sì, presente. Vedo tra i commenti Franco Zema, che concordo con lui, che dice che è sembrata Audrey Hepburn, Chloe. Sì. Io sinceramente concordo, pure io me la sono immaginata così. Devo dire che la descrizione fisica, almeno, che si fa di Chloe, la ricorda, sì. La ricorda, delicatezza. Sì, l'eleganza, quel personaggio minuto, quindi non questo donnone particolarmente esuberante, quindi sì. Ha un che di Audrey Hepburn sicuramente, è ancora più difficile perché già era difficile trovare l'omologo di Fanny Ardant, ancora di più trovare quello di Audrey Hepburn, forse una Audrey Tautou, forse, ma però no, non lo so sinceramente, sto proprio azzardando, non lo so sì, sicuramente che... Audrey Tautou è francese, lei è il personaggio, è francese, italo-francese, quindi potrebbe, non lo so. Sì, che ci sta molto bene con quel tatto, con quel tocco, sì, non tocco. Questa sua anche evanescenza, che è un po'... Sì, deve essere un personaggio molto etereo alla fine, etereo, presente, sensoriale, però... Ecco, quella è stata l'altra sfida, a rendere questo personaggio molto carnale, molto passionale, e Chloe lo è. Sì, ci sono insomma degli episodi in cui si mostra la sua carnalità, anche selvaggia, primordiale. Però è sempre un personaggio molto etereo, molto delicato. Non era facile questo, ripeto, la cosa più difficile probabilmente però nella scrittura è stato delineare questo personaggio, perché tutte le sfaccettature della personalità di una donna, in particolare di una donna come lei, senza svelare particolari, certo, però con una storia, con una storia particolare, con un certo tipo di intelletto anche, non era facile, non era per niente facile, e io non volevo incappare appunto né nei luoghi comuni né tantomeno una narrazione superficiale, perché immagino la lettura di una donna, come se io devo immaginarmi confrontandomi con un lettore, prima di tutto immagino una donna, non immagino un uomo, non so perché. Non lo so, il motivo non lo conosco, ma se devo immaginare un vero confronto col lettore, immagino più una lettrice che un lettore maschio, ma penso, sarà anche quello, non lo so, forse sbagliando, che le donne abbiano una capacità di percezione del dettaglio superiore. Ma siccome questo è un romanzo fatto di tanti dettagli, molto più che di esplosioni, ma di dettagli, di sfumature di colore, come dal titolo, credo che una donna sia il miglior critico, ma nel senso generale, la persona più capace di intercettare le sfumature di questo romanzo sia una donna. Quindi non potevo certo sbagliare nel delineare il personaggio femminile, essendo, come dire, una misura con la quale prima o poi avrei dovuto fare i conti. Certo, ma quindi il tuo lettore ideale, che dico in generale per spiegare per chi ci segue, è il non una persona vera e non il possibile lettore, ma la persona al quale uno scrittore si rivolge idealmente. Sì. Il tuo lettore ideale quindi è una lettrice, come te la figuri? Il ideale è una lettrice, no, ma io non me la figuro, ce l'ho proprio in mente, nel senso che è la persona che vive con me, è la donna che vive con me, la mia compagna. Ti salutiamo a questo punto. Ciao, grazie. Ci mandiamo cuoricini, ma senza gelosia. No, cuoricini di stima, ovviamente. È proprio una. È stato, voglio dire, nei ringraziamenti finali mi sembra evidente, è stata proprio una cosa quasi indirizzata a lei, come lettrice, al di fuori del rapporto personale. Era quasi un voler raccontare questa storia come se fosse la favola della buonanotte a un bambino, no? Quindi una storia condivisa e raccontata mentre si svolgeva, e io la volevo raccontare a lei. Tant'è vero che io non la volevo... un fuoco. Sì. Dico, la scrittura è fuori fuoco se non c'è... Sì, se non ha un punto... Un'ascoltatore o ascoltatrice in questo caso. A Graziella ho voluto raccontare questa storia, sperando che le piacesse, sperando che fosse una storia dalla quale ricavare qualcosa, anche se vuoi di conoscenza più approfondita di me, che non sono capace di essere poi così
esplicito nell'esternare dei sentimenti, ma forse in questo libro ne sono stato un po' più capace di spiegare anche cosa accade dentro. Quindi volevo raccontarglielo e l'ho fatto. Tant'è vero che non lo volevo pubblicare. Il libro era un regalo, poi in periodo di lockdown l'ho messo online dicendo chi lo vuole lo legga. Non era la prima fase, però si percepisce un pudore nella scrittura, che è un elemento essenziale per un buon libro, perché un scrittore che si espone tanto è sbilanciato in avanti, invece da te si nota un pudore. E ti ringrazio per aver notato questa cosa, perché spesso è difficile da spiegare, e anche mi è capitato anche nelle altre presentazioni, insomma, di spiegare questa cosa e non ho trovato le parole giuste. Tu hai sintetizzato la parola pudore, sì, è proprio così. Bisogna avere quel sano pudore ed evitare di, come direbbero a Roma, di sbracare. C'è sempre un limite oltre il quale il troppo esporsi poi diventa un'azione. Sì, esatto. La parte circense lascia poi il posto a quella più introspettiva. No, non bisogna esporsi più di tanto. Bisogna esporsi, nel senso, bisogna avere il coraggio di spendersi, bisogna avere il coraggio di concetti che magari fanno male, ma certo, Metterli lo stesso, però senza per forza andare oltre, fino alla spudoratezza, appunto, che poi diventa un marchio, almeno poco avvezzo a me, a come sono fatto io, che sono molto spudorato dal punto di vista, diciamo, pubblico, ma che in realtà ho un privato molto più... Ho testimoni che ho iniziato questa trasmissione dicendo less is more. Less is more, esatto. Comunque tutto registrato, quindi... Che proprio il fulcro, la scheggia di questo romanzo è la sottrazione ci dà di più. Ebbene, in questo caso lo è proprio anche nell'esposizione, secondo me. È tutto basato su questo principio: sottrarre e non aggiungere. La ridondanza, no, mai. Né la ridondanza nel racconto, né la ridondanza dello stile, né la ridondanza. Una ricerca di equilibrio che nella narrazione si traduce nel ritrovare equilibrio perdendo l'unico senso che ti dà, il senso dell'equilibrio, che è l'udito. Assolutamente. Assolutamente. Tra l'altro il silenzio è un concetto che nella musica, che è praticamente il campo anche di Cartoon e Rock, è ripreso spesso dai Depeche Mode, da Simon e Garfunkel, da Mina, Alessio Bertallò. Qual è il tuo rapporto? Sperimentazione, poi. Sperimentazione esasperava, sì. Questo. A voglia. Il libro in particolare fa proprio un riferimento specifico . Il silenzio lo tratta con la stessa dignità della melodia, con la stessa dignità dell'armonia, del ritmo. Perché quello che noi spesso non percepiamo, perché siamo abituati al tutto pieno, e nella musica sono importanti i silenzi esattamente quanto lo sono le parti riempite. Nell'inno alla gioia di Beethoven, quella scansione ritmica fa più leva sui silenzi in levare che sulla percussione in battere. Quei silenzi in levare danno questa sensazione di cavalcata. I rivolti delle note, quindi le settime, le none, adesso non voglio fare un discorso estremamente tecnico, per capirci, costringono a una leggera sincope nell'esecuzione sia della chitarra che del pianoforte, sono gli strumenti principe di composizione, diciamo, e quella leggera sincope, quella leggera pausa è in realtà il colore che viene dato al brano. Quindi, tanto per restare nell'ambito, il colore di un brano, non la forma ritmica, la forma melodica, che sono la narrazione, ma il colore di un brano viene dato dai silenzi, a volte infinitesimali, a volte addirittura estesi, come può essere per esempio nelle musiche di Morricone, tanto per fare un esempio, di Michael Nyman, quindi le classiche musiche cinematografiche. Sì, anche Reis, volendo. Ah, anche sì, al di là ovviamente della musica classica, sì, vabbè, chiaramente. Dove abbiamo esempi straordinari, non tanto nel barocco, ma nelle espressioni di Satie, Debussy, Ravel, che sono molto citati, soprattutto Ravel nel... Gaspar de la Nuit in particolare, ecco lì le tracce di silenzio sono vera, vera manifestazione espressiva, molto più di quanto lo siano grappoli di note, a volte anche molto complesse, ma che però senza quel contraltare silenzioso non avrebbero la stessa efficacia. Ah, il tuo rapporto col silenzio qual è? Io ho un horror vacui abbastanza marcato, forse si vede. Molti dicono, tu parli tanto, in realtà parlo tanto per horror vacui, nel senso che non sopporto le pause.
quando viene qua clown. Non sono radiofoniche le pause. Non lo so se è questo, perché può essere anche una formazione radiofonica di vecchia data, però in realtà io appena sento una pausa di un discorso mi imbarazzo immediatamente. Se l'Eric Ball, confessioni di un clown. Bravissimo, esatto, esattamente. Ce l'ha anche, hai colto perfettamente il tipo di imbarazzo che intendevo. E che però dove c'è una grande amicizia, presuppongo si possa allargare, anche se non viene detto da Ball, anche un grande amore, lo si percepisce laddove non c'è imbarazzo nel silenzio. E anche questa è una cosa molto vera, tant'è vero che nel libro è impossibile pensare a un amore parlato proprio perché è sordo uno dei due componenti, quindi quello è un amore silenzioso per forza. Eh sì. E quindi, però stiamo parlando probabilmente della mamma di tutte le storie d'amore, perché io quello ho cercato di raccontare alla fine, la madre di tutte le storie d'amore, con tutti i suoi drammi, con tutte le sue sofferenze e con tutte le sue esaltazioni, che si però si svela nel silenzio totale in questo caso. Quindi è proprio nasce, silenzio. Nasce fisicamente nel silenzio. Per cui avere questa definizione dell'amore che il vero amore che si sviluppa nella mancanza di imbarazzo durante il silenzio è quasi la chiave di lettura totale di questo libro. Concordo. Bene, bene. Signore, abbiamo fatto una chiacchierata di 1 ora e 20 minuti. Siamo andati un po' lunghi. Di 20 minuti. Ma siamo per noi tre, credo. Per noi tre è poca roba, sì. Saremmo rimasti. Saremmo capaci. Ma manca la granita per poter andare avanti. Sì, ma quindi... con la granita, ricordo, forse era la prima volta che ci siamo visti alle 9 per fare colazione. Sì. Era 1:30 ancora. Sì. Siamo arrivati direttamente all'aperitivo. Al pranzo. Ma devo dire, però, che devo ringraziare adesso. Sì. Perché comunque oggi sono riuscito a dire qualcosa di più intelligente rispetto a questo libro, cosa che fino ad oggi non ero riuscito a fare, quindi vi ringrazio, perché evidentemente siete riusciti a stimolarmi qualcosa. Sarà che nelle precedenti presentazioni sono stato un po' in imbarazzo perché era all'inizio il primo confronto col pubblico di questo romanzo. Sarà che le intelligentissime lucubrazioni di chi si è mostrato nella presentazione mi hanno anche un po' intimorito, non avendo la stessa confidenza che ho con voi, quindi mi sono un attimo accucciato, eccetera. Sarà quindi che il rapporto di amicizia ha agevolato anche un dialogo più certo. Più fluido. Devo ringraziarvi perché è davvero la prima volta che mi sento soddisfatto del fatto che non ho parlato in questo libro come un minus di questo libro come un minus abens che articola parole tanto per e dire siamo felicissimi. Bene. Grazie veramente, perché mi avete un attimo liberato da questo fardello che mi portavo dietro e pensavo ogni volta che devo parlare del colore del silenzio divento un imbecille. Invece oggi mi sono sentito un po' meno imbecille. Senti, per chi volesse grazie invece venire a vedere dal vivo una presentazione del libro, che appuntamenti diamo? La prossima è l'11, quindi... Dopodomani. Per chi vede in diretta è dopodomani, per chi vede in differita è giorno 11 di ottobre. 11 ottobre alle 18... Boh, so che insomma tra immediatamente vabbè, dopo domenica no pubblicheremo su Cartoline Rock su Cartoline Rock l'appuntamento sempre a retro eccetera dove oppure non so ma una galleria d'arte. Sarà una presentazione particolare perché in realtà non sarà una presentazione canonica. Io leggerò dei passi del libro mentre un'artista straordinaria che si chiama Luisa Malaspina, che è anche la titolare galleria, dipingerà il colore del silenzio secondo lei, mentre io leggo dei passi del libro e il maestro Salvatore Familiari suona delle arie ovviamente tratte dalla narrazione del colore del silenzio. Sarà una cosa molto particolare alla quale tengo molto perché mi sembra un giusto modo di raccontare questo libro. Mi spiace di non poterci essere, però io vedrò di esserci invece. Non lo so, vedremo. Magari... sono a Milano perché ci ascolta, quindi sono un po' distantino. Però magari c'è qualcuno che filmerà, non lo so, magari riusciremo a avere in qualche modo. Anche sono molto curioso. Sono curioso di sapere come il maestro Familiari interpreterà la chitarra il Gaspar della Nuit di Ravel, che è veramente una delle cose più complicate mai scritte al mondo, e sono curioso di sapere come Luisa dipingerà il colore del silenzio. Scopriamolo dal vivo. Bravissima, conosco.
molto brava, sì, molto brava, è una persona anche molto, molto squisita, veramente molto disponibile. Va bene. Allora, amici di Cartoline Rock, ringraziamo Enrico Cameriere per la sua chiacchierata con noi. Grazie a voi. Il maestro Natino Chirico, autore della copertina, della meravigliosa copertina del Colore del Silenzio. Grazie. Scusa Marco, ti devo interrompere perché devo ringraziare altre due persone. Sì, fai tu. Io intanto stavo per ringraziare te, ma ti ringrazio per ultimo, vai. L'autore della foto di terza di copertina, che è Fabio Orlando, un altro artista, uno straordinario fotografo, che è riuscito addirittura nell'impresa titanica di farmi apparire quasi bello. Quindi insomma, la foto in cui sono messo il gioco, sì, quella di Apocalypse Now. Capito, però un po' Marlon Brando, l'orrore quando Marlon Brando sì, ma un po' l'ha ricordato anche a me, un po' quella fascia metallica di Marlon Brando. Sembra un figo, io dico, sembra il Marlon Brando di Apocalypse Now. Ci poteva riuscire solo Fabio Orlando, devo dire, e quindi lo ringrazio per avermi. L'unica cosa, mi riferisco al pubblico femminile, quando venite alle presentazioni dimenticatevi quella foto, se no rimarrete deluse, quindi ti si vede dal vivo. Vedo che già stanno intervenendo in tua difesa le ascoltatrici. Non vedo nulla né di domande né dico comunque grazie qualora, ecco, ho letto non so chi sia perché io leggo solo Facebook user. Te lo dico subito, aspetta che al volo, questa è una cosa che ti posso dire al volo. Ninetta Bellantoni. Vabbè, ma Ninetta lo fa perché mi vuole bene, che c'entra? Grazie Ninetta, ma sappiamo che il tuo non è, è un commento assolutamente non oggettivo. Grazie con lo stesso. Dicevo, quindi devo ringraziare Fabio Orlando, quindi, e naturalmente i miei editori che sono la Città del Sole, quindi Antonella e Franco, la Cuzzocare e Franco Arcidiaco. Saluto proprio. Devo dire che questo libro è nato proprio grazie a una lettera che mi mandò Franco dopo averlo letto, altrimenti non sarebbe mai che è diventato. Ecco, se non Franco non mi avesse mandato quella bellissima lettera emozionante per me, questo libro avrebbe mai visto la luce, perché per me rimaneva un regalo da fare online. Invece Franco mi ha mandato quella lettera che mi ha commosso e emozionato, tant'è che l'ho chiamato per ringraziarlo e mi ha detto, ma scusa, ma perché lo lasci lì? Facciamolo diventare un libro. E dopo aver letto quello che aveva scritto non potevo dirgli di no, perché era talmente bello. Ma poi a Franco si dice di sì. A Franco è impossibile dire di no. Franco è impossibile dire di no. Allora, Graziella Laganà, Villari sei bello dentro. È appunto la persona di cui parlavamo prima. Marco Di Grazia. Va bene, dai, allora te lo dico anch'io che sei bello. Grazie Marco, la vostra ironia non è per niente piacevole, a quest'ora il mio ego ne sta subendo parecchio, quindi per favore limitate il commento, aspetto, grazie. Limitatevi al commento letterario, per favore. Che parli l'opera per l'autore. Ecco, esatto, che parli l'opera e anche la copertina, perché in questo caso anche la copertina. Monaco, diciamo la verità. Che parli l'opera sperando che parli una lingua. Aspetta che l'ultimo lo dobbiamo leggere, dunque di Tiziana Serraino, che salutiamo. Altra persona splendida. Ciao, la bella copia di Bruce Willis in copertina. In copertina, poi al di fuori della copertina poi la brutta copia di... Grazie. Vabbè. Tiziana, tu suona, canta, lascia stare sti commenti, non dire, perché lei la conoscete tutti. Mi ha fatto l'onore di mettermi in squadra con lei, nel senso io collaboro con lei per arrangiamenti e varie altre cose, quindi è un altro onore lavorare con personaggi, e lei è uno di questi, di questo spessore, di questa caratura, di questo livello, come voi, nel vostro campo, che siete due big, quindi io... Devo dire, se c'è una fortuna che ho avuto nella vita è stata questa, quella di incontrare sempre delle persone splendide, di un livello culturale, artistico, ciascuno per il proprio campo, sempre molto, molto, molto elevato. E questo è stato uno dei motivi per cui mi sono sempre cercato di adeguare, quindi di crescere, perché avevo talmente tanto accanto a livello proprio di struttura che non potevo sentirmi da meno, mi sarei sentito estremamente in imbarazzo. Quindi se c'è un motivo per cui qualcosa di buono l'ho fatto anch'io, è grazie alle persone che mi sono state accanto in questo processo, non ultimi voi due, che grazie, io ripeto, la cosa è sinergica, per fortuna, il mondo è reciproca, però insomma, se devo
per ringraziarvi in maniera adeguata e fuori da ogni piaggeria, e lo sapete. Io credo che alcuni personaggi abbiano avuto delle straordinarie fortune meritate, altri hanno avuto delle straordinarie fortune immeritate, perché ci sta anche questo, e poi ci sono dei personaggi che ancora la loro grande fortuna devono avere. Alcuni, insomma, li conosciamo, sono persone che conosciamo tutti noi, ma secondo me voi due siete due personaggi che devono... Marco in particolare deve uscire proprio dal contesto cittadino, perché se lo merita tutto, perché è una bravura nel suo mestiere, che insomma, a Reggio Calabria di personaggi come lui non ce ne sono tanti. Troppo buono, eclettico, preparato, insomma, quindi insomma, Marco è una garanzia che potrebbe aspirare tranquillamente a ben altre posizioni. E Enrico, a parte che il tuo curriculum è già di livello altissimo, ma insomma, secondo me anche come scrittore meriteresti un passo superiore. Grazie. Sarebbe bello che molta gente leggesse i tuoi libri, ma non per te, per loro, perché secondo me sarebbe un arricchimento, come lo è stato per me. E come voi ci sono appunto Ranni Barbaro, Tiziana Serraino nel suo campo, Carlo Starout, tanti amici. Carlo è stato, e mi auguro che si riesca a inventare, può essere un modo per fare rete pure con Carlo. Per me è stata il mio obiettivo sarebbe di creare questa sinergia, grande sinergia tra chi è che mette la violinata? Chi sta? Metta, Bell'Antoni. No, non è vero. Mette i violini. Però sai, con la storia, partendo forse da quarantine, è stata l'occasione, sì, devo dire, di creare un po' rete. Sì, è vero, però... perché eravamo tutti bloccati. Un giorno potremmo dire che il lockdown ha fatto anche cose buone. È vero, ha fatto anche cose buone. Devo dire sì, che quell'occasione è stata un momento... Si poteva fare una ancora più buona con Trump, nel senso che se lo teneva chiuso un pochettino di più. Vabbè, comunque devo dire che sì, ci sono stati questi momenti di condivisione che poi ci hanno aiutato a conoscerci tutti meglio, e in fondo adesso ne stiamo anche, come dire, prendendo linfa vitale da quella cosa, per cui non è stato tutto negativo. Per carità, non ce lo riauguriamo, ci mancherebbe altro, però... No. Però almeno siamo riusciti a cogliere una parte di bello in una situazione drammatica attraverso i quarantini e tante altre iniziative. E devo dire, per la prima volta mi sono trovato anch'io a ringraziare i social network. Ma pure al primo maggio è stata bellissima. Il primo maggio devo ringraziare di Marco in maniera veramente... Marco è stato straordinario in quell'occasione. Tutti straordinari. Non è stato una cosa che... Ha doppiato Mentana, Marco. Guarda che... Quando lui mi ha manifestato questo progetto del primo maggio, io ero un po' così, ma cioè, non ci stanno riuscendo a Roma il primo maggio tradizionale a fare una cosa online. Graziele da leggere comunque. Non so che dice, non la leggo io, non leggo nulla. Ha scritto: non tutti i Covid vengono per nuocere. Eccolo qua. Ha capito perché è stato l'indirizzo del mio racconto, perché vedi cos'è, ecco qua. È capace di questi, come dice un mio amico, di questi camembert. Bella questa. Va bene, signori. E Calaburra è fantastico. Signori, ho letto un altro proponendo... una su cartoline rock, non ho capito. La settimanale su cartoline rock non sarebbe male, in effetti non sarebbe male. Ah, perché non lo organizziamo? Facciamo una cosa però aperta, in modo che partecipi. Sì, ovviamente sì, no, mica solo noi tre, se no raccontiamo tutte queste cose. Ogni settimana uno dei personaggi, sono tanti i personaggi, ormai citati, tanti, esattamente. Sì, sì, si può fare, sarebbe una settimana e conoscerlo meglio, anche i suoi gusti musicali, visto che siamo in un contenitore di... Sarebbe un bel modo per far ripartire cartoline rock, perché, questo lo dico per inciso, scusatemi, sì, ma distruttore nella casa di cartoline rock, e mi devo scusare con tutti gli utenti di cartoline rock, gli utenti, perché non saprei come altro chiamarli, ma in realtà gli amici di cartoline rock, che ho un po' trascurato, ma veramente sono stati tantissimi impegni, sia lavorativi, professionali, che chiamiamoli artistici, e ora sono impegnato nella scrittura finalmente la biografia del Banco del Mutuo Soccorso. È bello, bella roba. Ogni giorno ho uno Skype con Vittorio Nocenzi e stiamo scrivendo questa storia, per cui è abbastanza impegnativo. In più stiamo scrivendo con Gianni 40 questa serie su Silvia Romano,
insomma, è più ovviamente il lavoro ordinario, le cose sono incalzate, però devo dire che un modo per far ripartire Cartoni e Rock con questa formula un po' più interattiva, un po' più legata alle persone che ormai stanno emergendo, ci sono dei personaggi, lo stesso Bruno Mascianà che ha prima fatto delle domande, che è uno molto attivo, è molto preparato, è molto competente, e tantissime altre persone estremamente competenti in musica particolare, come ovvio che sia in Cartoni e Rock, che secondo me potrebbero tranquillamente fare le mie veci. E quindi conoscerli meglio, dai, insomma, lo spazio, fare, dai. Ce la studiamo e poi vediamo come fare. È una bellissima idea, vediamo se siamo in grado di portarla avanti come tempi e come modalità per ciascuno. E comunque vi ringrazio assai. Grazie a te, Francesco. Grazie a te e grazie a Marco, chiaramente. Ma grazie anche a Enrico. La prima occasione, ragazzi. Quando calo al sud, quando mi potranno calare. È tornato al sud, allora, poi quando sarà? Cerca di tornare prima del lockdown, così almeno te lo fai dalle nostre parti, invece di fatto Guarda, incrociamo tutti, e un grande augurio a Reggio, perché proprio ovviamente mi sta nel cuore in maniera... E a noi pure piace il blues, eh? Piace il blues pure a noi. Vediamo chi lo scrive, così salutiamo. Chiudiamo con questa citazione di Pino. Franco Zema. Ah, caro Franco, a noi ci piace il blues. A noi ci piace il blues. Bene, grazie a tutti. Grazie a averci sempre. E viva Cartoni e Rock. Ciao Enrico. Ciao Francesco. Ciao. 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 Alla prossima. Ciao. Alla prossima. Ciao.